tanti ritornelli. Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Al primo dindon del Gianicolo, Sant'Angelo risponde din don dan. Buona domenica a tutti. Con le tonalità di Luciano Nelli, che sono veramente... tonalità. Ecco. Che la Paola che doveva fare la terza ci arrivava proprio così, vabbè, meno male, è andata bene. Questa volta, stavolta, è andata bene, okay. Okay. Buona domenica, benvenuti a Ritornelli. Noi ci troviamo qui all'Hotel Villa Rita di Montecatini Terme, ma contemporaneamente entriamo nelle vostre case con questa bella musica. Sì. Oggi partiamo con Mattinata. Proprio con te. Guarda, non dico niente, no. Dico solo Mattinata. Non c'è bisogno di acqua. Arriva Marco e Alice, due fratelli molto carini, molto bravi. Allora, sono prodotti dalle edizioni musicali Bagutti e ci fanno ascoltare... Lo dico io? Andalusia. Andalusia. Con la S di García Lorca. No, io mi tappo sempre perché quando la Paola parla spagnolo tende a... Luciano, guardami, siamo lontani, non in... No, mi tocca pulirmi gli occhiali ogni volta. Fossimo vicini potrei capire. Ciao. Va bene, dai. Andalusia. Andalusia. Mare, il rumore del mare scaccia lontano, molto lontano la malinconia. E poi ti porto con me se vuoi, su noi, il cielo azzurro su noi. Ti porterò via in Andalusia, senza pensieri, senza anomalia. Guardiamo la luna, ci porta fortuna, non smettere mai di ballare per me. Portami via in Andalusia, è la realtà e non una bugia. Guardiamo le stelle, solo le più belle, non smettere mai di pensare a me. In Andalusia, na 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 na, na 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 na, na 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 na, in Andalusia.
spiagge, infinite spiagge, sogno notti speciali, mentre cantiamo intorno a un falò, insieme, mai più soli ma insieme, tutta la mia vita, tutta la vita la passo con te, e poi ti porto con me se vuoi, su noi, il cielo è azzurro su noi, ti porterò via in Andalusia, senza pensieri, senza anomalia, guardiamo la luna, ci porta fortuna, non smettere mai di ballare per me, tu portami via in Andalusia, è la realtà e non una bugia, guardiamo le stelle, solo le più belle, non smettere mai di pensare a me, in Andalusia. In Andalusia con me, la spiaggia ed il mare, tu portami via con te. Porterò via in Andalusia, senza pensieri, senza anomalia, guardiamo la luna, ci porta fortuna, non smettere mai di ballare per me, tu portami via in Andalusia, è la realtà e non una bugia, guardiamo le stelle, solo le più belle, non smettere mai di pensare a me, in Andalusia, na 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 na, na 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 na, na 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 na, in Andalusia. In Andalusia. Revival VIP, vediamo che cosa ha preparato la nostra redazione, che ringraziamo veramente alla grande per tutte le ricerche e lo straordinario lavoro di ricerca. Lavoro certosino davvero. Parla tu cuore mio di Tony del Monaco, video originale del Monaco, grande, 1967. La canzone Parla tu cuore mio ha una lunga storia, intitolata Wandering. Nasce nel 1928 dalla penna di Vernon Dalhart, un cantautore di musica country. Nel 1962 viene riscritta da Jimmy Curry insieme a Lonnie Donegan, che la incide con il titolo di I'll Never Fall in Love Again. Nel 1967, sempre con il titolo di I'll Never Fall in Love Again, ma con un arrangiamento musicale diverso, è incisa dal tuo caro amico Tom Jones, pensa un po', che ottiene un grande successo commerciale. Nello stesso anno, solo pochi mesi dopo, Tony del Monaco la presenta nel programma TV Partitissima, in onda sulla Rai con il titolo di Parla tu, cuore mio. Il testo non riprende l'originale, anche se l'argomento è sempre l'amore infelice, ma la intensa e potente interpretazione di Tony del Monaco non sfigura affatto al confronto con quella superlativa di Tom Jones. A me mi piaceva Fall in Love. I never, never fall in love. Lui è il top, però. Fall in love. Grande Tom Jones. Ok, comunque è Tony del Monaco. Revival VIP, vai. Volare. Cantare. Perdoni.
vai a intervistare l'artista di oggi e allora scopriamo qualcosa in più del nostro artista di oggi. Non vedo parte l'ora. La sigla per Conosciamoli Meglio. Canto così, da emozione il mio mestiere. La cavanna, grazie. Un nome, una garanzia. Ma non lo so, per ritornelli, allora, sì. Attenta, io... Io ho paura. Anni addietro avevo un programma sempre in televisione che si chiamava Sì o No. E mi è rimasta la rubrichina. E allora non puoi scappare. Mi rispondi sì o no. Va bene, okay? Ma secco, beh, senza... Ma se vuoi puoi fare un piccolo commento. Anche perché... Vediamo di non far Natale. No. Allora, amore? Sì. Gelosia? Sì. Fast food? Anche no. Ristorante? Sì. Yes. Musica lirica? Sì, tanto. Sì, davvero? Sì. Liscio? Sì. Jazz? Un po' meno. Sì, però a piccole dosi. Piccole dosi. Comunque so che fai molto invece country e anche sì, alla grande, country, questo pop, veramente, e anche con grande successo. Grazie. Sei fedele? Sì. Devo dire fedele, comunque non è che posso dire no. Come no? Vogliamo sapere, Luciano indaga. La Daniela. Ma ascolta, se uno non fosse fedele non è che ti dice di no. Ce l'hanno detto invece, Luciano. Ha ragione. Però. Comunque sì. Come qualcuno dice, credi nell'amore eterno, spero. Finché dura, eh. Senti, sei fedele? Ho già detto. Sì. Invidiosa? No, per non mia partita. Sei golosa? Sì. Politica, sì o no? Senso che non così tanto. Sei credulona? No, per niente. Sei organizzata? Per alcune cose sì e per altre sono un po' disordinata, come tutte le donne, penso. Sei puntuale? Sì. Per alcune cose sì e per altre invece è proprio un disastro. So, sempre quei 5 minuti, 10 canonici che dico sto arrivando, invece mi sto ancora asciugando i capelli. Però, e quindi è un lavoro per lungo. Senti, balli di gruppo, ti piacciono? Sì, perché, dico due cosine, perché penso che aiutino le persone sole, che non sono in coppia, a divertirsi e a passare una bella serata. Quindi benvengano. Quindi si impegnano. Sì, anche, sono contenta. No? Infatti è una cosa molto carina. Pensi di avere un cattivo carattere? Questo no, proprio no, ho tanti difetti. Garantisco io. Grazie. Sei pignola? Sì, parecchio, sul lavoro soprattutto. Sei vendicativa? No, una cosa che non mi appartiene neanche questa. In genere sei allegra, sei un personaggio allegro, fuori dello spettacolo. Sempre allegra. Sei romantica? Tantissimo. Si vede. Credi nell'amore eterno? Qualcuno dice spero. Sì, speriamo. Colpo di fulmine? Sì. Ci credi? Può capitare? Può capitare. Poi sono molto istintiva, se una persona mi piace... Al 100%, al primo impatto, vuol dire che è una persona che per me, al di là dell'amore, dico anche come conoscenze, vuol dire che al 99,9% ci ho beccato. Senti, io qui interrompo un attimo, sì o no, perché qualcuno mi ha chiesto, proprio dei nostri fans che seguono la trasmissione, mi hanno detto, ma Daniela Cavanna, il colore dei suoi capelli originali è proprio quello lì? No! Te l'aveva chiesto una donna, anche perché ti hanno visto poi in un videoclip molto carino. Bionda, amore. Qual è la cavalla? Sono biondo scuro, tendente al castano. Diciamo che ho sperimentato nel corso degli anni diversi colori e diciamo che con questo mi trovo a casa. Ti dona molto. E stai benissimo. Grazie, mi sento me stessa, un po' pazza. Allora, eravamo rimasti a avventure. Avventure e in che senso? Lavorativo. Parlano sempre amore. Amore? No, non sono per viaggi, me. Sì. Sì, no, per mi piace forza. Molto. Mare o montagna? Entrambi, mi piacciono tutte e due. Feste di piazza, ti piacciono? Tantissimo, sì. Perché si ha la possibilità di conoscere tante persone. Esatto. Preferisci le feste di piazza o i locali? Entrambi, diciamo, chi per uno per una cosa, chi per l'altra, comunque le feste di piazza riuniscono tante persone anche eterogenee, quindi anche persone che non ballerebbero liscio nei locali. Che magari non vanno nei locali. Esatto, infatti. E i locali insomma servono per aggregare. Inverno o estate? Autunno. Adoro l'autunno, adoro i colori della natura. Anche a me piace. Quindi adoro mi piacciono tutte le stagioni perché penso che ogni stagione abbia la sua cosa bella, stupenda. Sì, esatto. Sì. Però l'autunno mi fa impazzire. Cioè, per me potrebbe essere sempre autunno. È vero, perché sono dei colori bellissimi. È vero. Sai ballare? Sì.
Mi piace. Hai visto? Beh, ma tu non te lo aspettavi da Daniela, io allora, sì. Daniela. Bravissima. Cavallerizza, strumentista, suona diversi strumenti, canta alla grande. Non lo so, però insomma. E sa pure ballare. Mi piace, ballare. Sì, mi piace. Brava, mettermi Daniela. Alla prova in tante cose. Daniela Cavanno. Abbiamo fatto il sì e no a Daniela Cavanno. Grazie. Brava, Dani. Un grande successo, devo dire, è stata questa canzone, quando è stata prima anche in italiano, ma quando poi io e Gianni Due le abbiamo detto, senti, perché non facciamo una versione in spagnolo e la facciamo cantare alla Paola? Con non una bellissima scuola di ballo. Certo, e non a caso è stata anche titolo di una bella compilation. Una compilation che si è chiamata latina. Proprio così, è stata canzone regina, anche quindi scelta da voi. Ma insomma, in ogni caso ha avuto veramente un grande successo. E tutto questo grande perché successo. Nel corpo di ballo c'era... Non c'era Luciano Nelli, dirigeva, no. Era lì così. Io ero lì. No, c'ero, però ero presente a dirigere le ballerine. Le ballerine. Vabbè, la misma luna, Paola Belloni. La misma luna. Parece un sol muy caliente con ganas de amar, mi amor. Siento el fuego de amor que está dentro de mí. Mira la luna a lo lejos, es la misma de aquí, mi amor. Luna creciente como las ganas, está mirándonos desde arriba. Te siento muy cerca. E adesso ci colleghiamo con Livorno, dove c'è il nostro amico il Portuale, Pasquale il Portuale. Vediamo cosa ci racconta oggi, chiediamogli qualcosa, non so, vediamo un po'. Di serio, vediamo... sicuramente di serio. Comunque lui è... Vabbè, Enrico Rostelli. Ecco. Chi non lavora... No! So Pasquale il Portuale, sempre via da lavoro al porto di Livorno. Fa un lavoro e l'altro mi scappa una barzellettina bellina. Allora, c'è due fidanzati che lavorano tutti e due a campo d'erba, no? Roberto e Wendy, lei è americana. Sicché a un certo punto lei, il giorno del suo compleanno, decide di fargli un regalo originale. Gli faccio un regalo bellissimo. Gli fa fare un tatuaggio lì, no? È un tatuaggio lì. E gli si fa tatuare il suo nome, no? Wendy. Sicché di lui con un dolore immenso si fa fare questo tatuaggio lì. Poi ha visto me, dopo un po' di tempo, bello, bello sto regalo, ti rimarrà a vita, bellissimo.
Lui va a fare la pipì lì in un gabinetto pubblico dove c'è un nero che lavora al campo di erbe 4 metri per 4, un bestione lì accanto, si chiede, ha visto Tia Scalocchio, no? Anche per fare un po' di raffronto. E vede questo video che c'ha una V doppia e una Y su lì. E quello guarda e con l'occhio inferocito gli fa, Wendy! E lui, oh no, welcome to the Marlboro Country! Chi non lavora, no fa l'amore. E adesso arriva Stefano e Marina. Lui è bravissimo fisarmonicista, lei è una brava cantante. Ci fanno ascoltare Parigi. Paris, Sasse Paris. Vai col valzer e vai e con Fisa. Con questo vi salutiamo, grazie di essere stati con noi. Ormai sono 3 settimane che abbiamo iniziato la nuova versione, la nuova, il nuovo, come la dire, nuova il nuovo, edizione. La nuova edizione, certo. Edizione di Ritornelli. Di Ritornelli. Grazie, veramente grazie alla grande. So che siamo veramente alla grande e tanti che ci seguite in tutta Italia. Quindi grazie davvero a tutti. Non solo in Italia, Luciano, avevo promesso di fare i saluti al sì. Sud America e dalla Russia in particolare. È vero che ci seguono attraverso YouTube, ci seguono dalla Russia, dal Sud America, dall'Argentina, abbiamo sì. veramente alla grande. Però in tutta Italia si va in televisione, insomma, è più il metà. Quindi adios, grazie, a luego e da grazie, Italia. Grazie, noi ci vediamo domani, inizia un'altra settimana di Ritornelli. Tanto ci dovrete sopportare fino a giugno. Ciao a tutti e grazie. Ritornelli